Poteva forse mancare lo spotlight dedicato al 2023 di Capcom? Ovviamente no, quindi partiamo dopo la sigla. Il 2023 di Capcom si prospetta un anno interessante, per quanto anche qui permanga il solito mantra, poche certezze e tanti dubbi, perché allora il 2023 è iniziato con il lancio di Monster Hunter Rise su PlayStation e Xbox, un ottimo rilancio, uno dei titoli più belli della scorsa annata, che in qualche modo sono riusciti a farsi scoprire da un pubblico sempre più vasto grazie a questa re-release, ok? Quindi titolo che in qualche modo ha dato una bella base a Capcom per farsi un anno tranquillo, ma ci sono anche diverse cose confermate in arrivo che sicuramente ci soddisferanno in pieno, mi auguro. Partendo dal 24 marzo con Resident Evil 4 Remake, titolo che in qualche modo dovrebbe riprendere tutto ciò che di buono è stato fatto nel 2 Remake e nel 3 Remake e elevarlo a un livello ancora più alto. È un titolo che aspetto tantissimo e da cui mi aspetto tantissimo, credo non deluderà. Me lo auguro. Poi abbiamo il 14 aprile la raccolta, la Mega Man Battle Network Legacy Collection, che insomma sarà rivolta chiaramente ai super appassionati del brand, e poi il 2 giugno Street Fighter 6, titolo che dovrebbe rilanciare ulteriormente il famoso brand e che da quello che abbiamo visto nelle close beta ai tempi sembrava veramente un ottimo prodotto e credo lo sarà ancora di più al momento in cui ci metteremo effettivamente sopra le mani. Diciamo che vedendo questi tre prodotti in arrivo più Monster Hunter Rise già uscito, il 2023 di Capcom può dirsi già sulla carta positivo, promettente e privo di grandi paure, ecco, mettiamola così. Però, ci sono un sacco di questioni che vanno affrontate, tipo Exoprimal, il famoso shooter cooperativo contro questi dinosauri che vi avevo portato, peraltro, tempo addietro. Titolo intrigante, che è privo di data in questo momento, per ragioni che ignoro, che però difficilmente sarà blockbuster, no? Il colpo da 90 di Capcom per quest'anno, titolo su cui nutro qualche piccolo dubbio, più che altro per la sua capacità di penetrare il mercato. Titolo interessante con delle dinamiche anche originali che vi avevo raccontato, però ecco, lo vedo molto titolo di nicchia. Così come vedrei come titolo di nicchia, se se ne sapesse qualcosa, Pragmata. Ragazzi, ve lo ricordate Pragmata? L'abbiamo completamente rimosso, lo so, sì, in tanti. Teoricamente ce lo si aspettava per il 2023, ma è sparito. Cioè, non se ne sa niente, nessuno ne parla, nessuno. Cioè, è una situazione quasi paradossale perché nell'annuncio sembrava wow, adesso è. Poi però, il vuoto. E qui finiscono un po' le cose, le certezze e le paracertezze. Poi c'è tutto quello che è il mondo delle meravigliose incognite, tipo, faranno un nuovo Devil May Cry? Probabilmente sì, la serie funziona, è presumibile che sia in sviluppo un nuovo capitolo, ma non se ne sa niente. Credo che quest'anno potrebbe arrivare un annuncio, esattamente come mi aspetto un annuncio per il futuro di Resident Evil, che si tratti di il remake tanto atteso, anche lì di Code Veronica, che credo arriverà a questo punto. Hanno fatto il remake del 2, del 3 e del 4, manca Code Veronica, abbiamo fatto Tombola, anche perché è il mio preferito, per cui lo gradirei moltissimo. In più mi aspetto anche l'annuncio di un nuovo capitolo vero e proprio, che possa seguire il pregevolissimo Village. Poi, regà, entriamo nell'ambito dei sogni difficili o irrealizzabili totalmente. Un sequel di Dragon's Dogma? Non sembrano esserci grandi piani, si sono fatti scappare anche l'occasione di annunciare qualcosa in occasione del 10° anniversario del brand. Vedremo mai qualcosa? Non ne ho la più pallida idea. Lost Planet e Dino Crisis non le nomino neanche, cioè più di tanto, perché sappiamo che tanto non c'è la minima intenzione di riprenderle. E Dead Rising. Allora, Dead Rising, ragazzi, tanti me lo chiedono spesso, ma in realtà non ci sono anche qui grandi speranze. Allora, parliamo di un Dead Rising 5 che esisteva, che è stato totalmente cannato dopo la chiusura di Capcom Vancouver e di conseguenza, ragazzi, le prospettive sono nerissime, non nere, nerissime. Non c'è alcuna speranza in questo momento che il brand venga ripreso se non nell'ottica di un vero e proprio reboot per rilanciarlo, ma il progetto originale, che doveva essere peraltro un ponte fra il 2 e il 3, non esiste più. È finito nel cestino, nel tritacarne, nel tritatutto e difficilmente lo rivedremo nella maniera in cui era stato pensato. Poi ripeto, un reboot potrebbe essere magari anche possibile, ma in questa fase vedo Capcom impegnata su altro, più che altro su Resident Evil, e focalizzata quasi interamente su quello.
Sarà interessante vedere che mosse adotterà Capcom su Resident Evil, perché adesso si sta riaccendendo un po' la rivalità con Konami, con Silent Hill, per cui sarà interessante vedere che dualismo si creerà, e io mi auguro che a beneficiarne si possa essere, come sempre, noi. Ragazzi, per il resto, diciamo che su Capcom questa è la storia, non c'è molto altro da dire. Io mi auguro che Street Fighter non deluda, che Resident Evil 4 possa stupire, e in generale Capcom, diciamo che si prospetta un'azienda vogliosa di riprendersi quel posto nell'Olimpo dell'industry che un tempo occupava e che per certi versi ha un po' perso negli ultimi anni. Una Capcom che sta lavorando comunque bene, con passi lenti, senza troppi rischi, bisogna dirlo, non è che stiano osando più di tanto, e magari anche con troppa reticenza per certi versi, con troppa voglia di non uscire dalla propria comfort zone per magari osare un pochino. Sarebbe bello vedere una Capcom più vogliosa, più creativa, più ambiziosa, ecco. Però per il momento la situazione è questa. Per cui, ragazzi miei, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io per adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Spotlight.